Salve ragazzi, andiamo adesso a vedere l'ultimo video relativo al problema 29, e cioè lo spettro di massa. Prima di tutto voglio mettere in evidenza che cosa? La struttura l'avevamo già vista, la riscrivo velocemente qua. Quindi avevamo questo composto, quindi era il benzil metil chetone, o anche nominabile 1-fenil 2 il propanone. E nello spettro abbiamo tre segnali principali, quelli indicati, no? 134 ione molecolare massa pari, quindi assente l'azoto palese, 91 ione molto caratteristico che dà questo segnale, e peraltro molto caratteristico che questo tipicamente picco base quando presente. Andiamo a vedere, però ce n'è anche un altro, questo è 65 che non ho indicato, lo indico io, lo scrivo, è 65. Andiamo a vedere perché sono molto caratteristici. Vediamo una delle scissioni principali che abbiamo qua. Abbiamo, mi riscrivo intanto la struttura. CH2. La riscrivo in questo modo. Naturalmente, guardando la struttura, sappiamo che l'ossigeno e doppietti liberi, il benzene, appunto, legami pi greco, e quelli più facilmente ionizzabili risulteranno quelli del doppietto sull'ossigeno e gli elettroni legami pi greco. Quindi le varie opzioni qui sarebbero, per esempio, di dare a fare che cosa? A ipotizzare la perdita di quell'elettrone in questa posizione e lasciare questo radicale libero, e quindi possiamo ipotizzare che l'ione massa su carica 91, cioè lo ione tropilio, possa derivare dalla scissione alfa indotta da questo radicale, quindi scissione alfa di questo legame, quindi, ok? Vediamo in che modo. Andiamo a vedere in che modo. Mettiamo in evidenza questo, quindi scissione alfa, ok? Di questo legame, quindi questo elettrone rimane su questo carbone e questo viene trasferito qui, freccia semipunta, e si forma una prima struttura che è questa. Scusate, ma oggi la tavoletta grafica ha un po' di ritardo. Si forma un doppio legame, carica positiva, ma sappiamo che questo può dare risonanza e possiamo scrivere anche questa ulteriore struttura, cioè questa. Ok? Equivalente. E da questa si può originare per un riarrangiamento praticamente il vero ione, che è lo ione cosiddetto tropilio, un ciclo a sette termini, stato di transizione aromatico appunto. E quindi questo risulterà avere massa su carica 91. Quindi stiamo razionalizzando questo, ok? Ione noto come appunto ione tropilio. Ed è caratteristico della presenza appunto nella struttura di una porzione alchilbenzenica, cioè praticamente di questa porzione. Quando abbiamo l'ione tropilio è presente un benzene che lega sicuramente direttamente anche un carbonio, ok? Un carbonio di tipo benzilico. Ho messo in evidenza quella 65 perché in realtà dalla perdita di C2H2, che ha 26, massa 26 Dalton, si origina anche un ulteriore ione che è questo, razionalizzato con massa su carica 65. Okay? Volevo mettere in evidenza, anche se nel testo non c'era, per giustificare ancora di più che questo deriva dall'ione tropilio. Quindi 91 meno 26 ci dà appunto 65. Mentre il picco base è palesemente derivato dalla perdita dell'elettrone sull'ossigeno, quindi da uno dei doppietti liberi appunto sull'ossigeno, andiamo a vedere l'altra rottura. Attenzione che questa è nota appunto come scissione benzilica ed è una rottura tipicamente alfa. Andiamo a vedere quello che giustifica picco base a 43. Mi riscrivo tutta la struttura. In questo caso faccio vedere la perdita, secondo me questi sono molto ravvicinati. Un po', fate un secondo, ma ripeto, oggi la tavoletta mi sta dando un po' di problemi. Ok? Quindi riscrivo la struttura così, mettendo in evidenza che in questo caso l'elettrone è stato perso dall'ossigeno, va bene? E che quindi da quest'altra scissione alfa,
con l'elettrone che rimane su questo carbonio, posso, naturalmente questo è molto più probabile perché questa porzione, questa scissione qui è molto più probabile rispetto a questa perché la porzione radicalica più grossa è questa, quella che viene persa, quella benzilica. Ok? Quindi si viene a formare un ione grazie a questa scissione alfa. Avremo quindi la formazione dello ione principale, che non è nient'altro che questo, carica positiva, risonanza in questo modo, CH3, C, carica positiva a questo punto sul carbone, quindi questo è lo ione massa su carica 43, lo ione acilio, palesemente, che è il tipico elettrofilo o simile dell'acilazione di Friedel-Crafts ed è quando è presente solitamente il picco base. Da questa porzione verrà perso CH3CO con radicale sull'ossigeno e successive risonanze, e da questo viene perso il radicale benzilico che darà anch'esso risonanze, la porzione più grossa e quindi è probabile la perdita di questo frammento non carico e soprattutto la formazione di questo picco base. E per questo spettro mi pare che non c'è molto altro da aggiungere, picco base questo, ione tropilio questo, da cui deriva poi 65 che è questo altro ione. Se vi sono state chiare le frammentazioni, tranquillamente fatemelo sapere se ci sono problemi su qualche cosa e io cercherò di rispondere più presto. A prestissimo!